Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video in realtà voglio spendere qualche parola per raccontarvi il mio 2022, capire quali sono stati gli obiettivi raggiunti, cosa è andato bene, cosa non è andato magari come mi sarei aspettata e soprattutto cosa ho in programma per il 2023. In realtà faccio questo video per raccontarvi appunto tutto quello che ho fatto, per portarvi un po' nel dietro le quinte. Perché magari semplicemente guardando i miei video su YouTube piuttosto che su Instagram non si percepisce quello che c'è dietro e magari non sapete giustamente quello che accade nel dietro le quinte ed è proprio un modo per conoscerci ancora di più e soprattutto vi vorrei dare qualche consiglio per creare o meglio per conseguire quelli che sono i vostri obiettivi per questo 2023 che è alle porte. Detto questo, iniziamo. Allora, in realtà, cosa che non c'entra nulla, vi faccio notare questa bellissima tazza dalla quale sto bevendo la mia tisana da metà mattina con la mia faccia stampata, cioè fantastica, poco egocentrica. E niente, a parte questo dettaglio, possiamo proseguire nel video. Intanto, 2022, come ogni anno, in realtà dal 2019 ho iniziato a fare questa cosa, è stato un modo iniziale per allinearmi con quelli che erano i miei obiettivi. Cioè, all'inizio del 2022, insieme a voi, ho creato la mia vision board. Trovate anche il video registrato qua se volete riguardarlo, capire meglio che cos'è la vision board e soprattutto crearne una per l'anno che verrà, ovvero il 2023. Quindi ho iniziato allineandomi un po' a quelli che erano i miei obiettivi, chiedendomi anche lì che cosa fosse andato bene, cosa fosse andato male, quali erano le cose che volevo raggiungere nel 2022, facendomi un recap interno e soprattutto creando quella che era la mia vision board, quindi tutti gli obiettivi che avrei voluto conseguire nel 2022. Ci sono tantissimi studi a riguardo ciò, cioè di quanto sia importante scrivere il proprio obiettivo per aiutarci proprio a raggiungerlo, cioè le persone che scrivono il loro obiettivo hanno più probabilità di raggiungerlo rispetto a chi invece se lo dimentica, se ci pensa, poi così lo lascia abbandonato a se stesso. E i miei obiettivi erano, scusate, ma non me li ricordo a memoria, quindi userò il telefono per ricordarmelo. I miei obiettivi erano prendermi cura di me, dei miei familiari, amici, della mia relazione di coppia, viaggiare almeno 3 volte durante l'anno, fatturare 1 milione con AFSRL, che è la mia società, partecipare ad almeno un evento come speaker, prendermi cura del mio benessere psicofisico. E in questo racconto proprio vedremo insieme, alla fine capiremo che cosa effettivamente sono riuscita a raggiungere e cosa non è andato secondo le mie aspettative, partendo proprio da gennaio. Gennaio per me è partito subito con il botto. Ho subito realizzato il mio desiderio di fare un viaggetto e a inizio gennaio siamo partiti io e Francesco per la montagna. Siamo andati in montagna per una settimana, ho realizzato il mio sogno anche di fare la settimana bianca, lo volevo da sempre, non ero mai riuscita più per possibilità economiche che per altro a farlo e quindi abbiamo scelto di fare questa settimana bianca. Ma rullo di tamburi, ovviamente Francesco si è ammalato, ha preso il Covid, eravamo nel momento ancora in cui il Covid sembrava, ricordo, molto 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 nitido e sembrava ancora molto difficile poter superare quel momento. Quindi preso il Covid e ovviamente a metà settimana siamo per ovvie ragioni tornati indietro, anche perché avevamo la febbre tutte e due, quindi questa settimana bianca diciamo che non è andata come ci aspettavamo. Ma comunque è stato anche positivo, se vogliamo, perché in quel momento c'è stato subito dopo, nel momento in cui eravamo chiusi in casa, il lancio del mio libro Passione Instagram, che appunto è uscito il 20 gennaio, era disponibile per la prima volta in tutte le librerie su Amazon, eccetera, e quindi mi sono potuta concentrare sul lancio del libro, parlare di lui, promuoverlo al meglio, e infatti è stato poi bestseller il primo giorno ed è andato anche sold out per qualche ora, per cui in realtà sono stata molto felice di questa cosa che diciamo ha aggiustato la parte Covid, che insomma è stato meno felice come potete immaginare. Sempre poi a gennaio, il 31 gennaio, se vogliamo essere specifici e precisi, ho raggiunto i 100.000 follower, che ovviamente per me erano una cosa inarrivabile, soprattutto quando sono partita, quindi ho raggiunto anche questo grande traguardo che mi ha permesso di chiudere in bellezza il mese di gennaio. Anche a febbraio ci sono stati vari progressi fatti sul lavoro. Febbraio è stato il mese in cui mi sono dedicata al lancio del mio nuovo videocorso, che è uscito appunto quel mese lì, che era Virality. Erano mesi che stavo lavorando a questo nuovo corso dedicato semplicemente alla creazione degli Instagram Reel. Quindi con il mio team avevamo preparato un lancio, eravamo pronti a comunicarlo al meglio al pubblico e proprio questo è quello su cui ci siamo dedicati al 100% durante questo mese. Tra l'altro il lancio è andato benissimo, è andato
vi posso garantire oltre le mie aspettative, perché sono state fatte comunque 725 vendite in soli 3 giorni, quindi c'è stato un sacco di entusiasmo e le persone proprio hanno accolto a braccia aperte questo corso sui Reel. E quindi anche il mese di febbraio, diciamo, è stato molto dedicato al lavoro, cioè molto impegnativo dal punto di vista lavorativo, ma ricco anche di soddisfazioni, quindi assolutamente un bellissimo momento. Nel mese di marzo invece ho scelto di rallentare in maniera consapevole, nel senso che dopo i primi 2 mesi, ma in realtà era un po' anche tutto quello che mi portavo dall'anno passato, mi sono resa conto che avevo bisogno di staccare un po' di più. A mio avviso, almeno per me, il Covid è stata una grande opportunità, ma mi ha anche un po' alienata da quello che era il mondo esterno, cioè stare tutto quel tempo chiusa in casa e poi ritrovarmi anche a lavorare da casa, perché in tutto questo mi ero creato un lavoro che mi permetteva di lavorare da casa. In realtà in alcuni momenti è stato difficoltoso e mi ha quasi fatto sentire soffocata. Marzo è stato uno di quei mesi in cui in realtà mi sentivo abbastanza in ansia, abbastanza sola, sentivo l'esigenza di staccare un po' da tutto e di prendermi del tempo per me. E non a caso, quando si dice la vita cade per te, mi hanno contattato Stefania e Monica per partecipare al loro Yoga Digital Detox, che è un retreat di 3 giorni, 2-3 giorni, dove praticamente si va in un bellissimo posto immerso nella natura. Ovviamente loro li fanno sempre in varie location, adesso ne stanno organizzando uno per il Kenya, se non ricordo male, quindi cambiano sempre posto. Nel mio caso avevano invitato me e altri influencer che lavorano molto al computer e stanno sempre connessi, quindi iperconnessi, ed effettivamente è così, a provare a fare questo digital detox di appunto 2 giorni. Quindi a fine marzo io ho preso, sono andata fino al lago di Garda, perché era la location in cui ci siamo trovati, e ho cominciato questa avventura. Ci hanno fatto consegnare i telefoni la sera stessa del nostro arrivo, che era venerdì. Siamo stati tutto venerdì sera senza telefono, sabato e anche domenica fin dopo pranzo, e per me è stata un'esperienza unica che consiglierei a tutti, proprio perché è una riconnessione con se stessi. Cioè sembra una frase scontata, banale, ma in realtà è veramente così. Cioè io mi sono sentita di riconnettermi finalmente a me, avere anche l'opportunità di conoscere delle persone senza filtri, senza il telefono di mezzo, perché quante volte capita anche con gli amici di essere a tavola e magari c'è qualcuno che sta molto al telefono e si crea quella sorta di non dialogo, no, che ci vorrebbe essere, è un po' come uno scudo in alcune situazioni. E quindi per me è stato molto interessante davvero, e questo è stato la fine, diciamo, del mio mese di marzo, che in realtà è partito con una ricarica di energia. Arriviamo così ad aprile, che è il mese, per chi non lo sapesse, del mio compleanno. Quindi il 6 aprile io ho fatto 26 anni. In quei giorni Francesco ha scelto di regalarmi 2 giorni a Pisa di stacco per noi, e nello stesso momento, mentre noi eravamo appunto a farci questi giorni di stacco, in realtà abbiamo scelto di aprire anche una promozione particolare su Instagram Pills Academy, che è il mio corso su come creare una community su Instagram e farla crescere in maniera efficace. E abbiamo scelto di aprire le porte di Instagram Pills Academy con una promozione speciale per solo 2-3 giorni, ora non mi ricordo bene il tempo specifico, mi sembra 2 giorni, proprio dedicato a chi sarebbe entrato nell'Academy in quei giorni dedicati al mio compleanno. La cosa bella del mio lavoro penso che sia la flessibilità che ti dà, cioè il fatto che non devi per forza essere seduto davanti a una scrivania. Ovviamente per alcune cose è necessario, perché io, almeno per come sono fatta, farei fatica a fare determinate mansioni in giro, perché poi mi distrarrebbe anche molto di più. Però di base io non ho bisogno di essere per forza in un luogo specifico quando c'è una promozione, un'offerta, perché le vendite avvengono in maniera automatica grazie ai processi che ovviamente ho creato e grazie al team che mi supporta e che lavora al mio fianco. Quindi diciamo che per me quello è stato un momento di gratitudine, il fatto di dire: intanto posso passare il mio compleanno da qualche parte, cosa che quando lavoravo come dipendente non era possibile, e due, posso comunque, sto continuando a lavorare ma non devo essere per forza a casa. Quindi mi sono sentita veramente molto molto fiera di quello che ho creato in quel momento. Ad aprile poi sono arrivati finalmente i miei gattini,
Cola e Diego, che sono entrati a far parte della nostra vita ufficialmente. Cola e Diego sono stati il mio regalo di Natale da parte di Francesco di Natale, ma non erano ancora arrivati, quindi ad aprile sono entrati ufficialmente in casa nostra e hanno iniziato a far parte della nostra vita. E in più, sempre ad aprile, abbiamo fatto live il Creators Day, che era questo evento che è durato più o meno 5 ore al mattino, quindi era in live, in diretta, dedicato completamente ai creators, quindi a tutti i creatori di contenuti. È stato molto bello, c'erano vari speaker, tra cui Federica Mutti, io, Angelica, che probabilmente conoscerete meglio come Angie Tutorial, c'era Francesco, c'era Monica, che appunto ha parlato di Digital Detox, e quindi sono stati toccati vari argomenti molto interessanti, e a fine aprile proprio ci siamo dedicati anche a questo fantastico evento, che ovviamente ha impiegato il nostro tempo. Maggio è stato un mese più tranquillo, tra virgolette, nel senso che magari è stato meno dedicato a progetti, lanci vari, ma più a me come persona o ai miei rapporti, diciamo, perché siamo andati a Roma 2 giorni per visitare la città, che poi tra parentesi abbiamo visitato, per modo di dire, perché anche questa volta sono riuscita ad andare a Roma e non vedere il Colosseo. In che senso? Poi dopo abbiamo invece passato qualche giorno a Venezia per un bellissimo progetto in collaborazione con Cisco, che è un'azienda internazionale tech, proprio leader di settore, con il quale abbiamo avuto modo di fare una collaborazione bellissima e grazie alla quale, tra l'altro, non solo ho conosciuto nuove persone, ma ho avuto modo di rivedere amicizie che purtroppo, per diciamo geograficamente parlando, non essendo così vicine, non riesco a coltivare nel quotidiano, cioè Federica Mutti. Sono riuscita a rivedere Fede, ci siamo incrociate lì, tra l'altro non sapevamo di essere nello stesso posto, di dover andare nello stesso posto, e quindi è stata una bellissima sorpresa poter rivedere lei e soprattutto conoscere anche nuove persone interessanti proprio grazie a questa esperienza che abbiamo vissuto. A giugno è stato invece il momento del mio primo evento dal vivo. Giugno è stato il mese in cui sono riuscita finalmente a creare il mio primo evento live dedicato a Passione Instagram, la presentazione del mio libro. È stato pazzesco perché finalmente ho conosciuto i miei follower, cioè le persone che stanno dietro lo schermo, che magari mi seguono, mi guardano tutti i giorni, che mi supportano, quindi ho avuto modo di conoscere la mia community finalmente ed è stato bellissimo. È stato molto difficile per me salire su quel palco. Io sono una persona che, se la metti davanti alla videocamera, mi sento molto a mio agio, sono sincera, ma se mi metti davanti a un pubblico di persone, 1000 occhi che mi guardano così, io faccio veramente fatica. In realtà ho detto 1000, ma possono essere anche molti meno, perché già per 4 persone mi sento in soggezione, ma vabbè. Comunque, ad ogni modo, è stato il mio primo evento dal vivo. Abbiamo organizzato, io e il mio team, insieme anche a Mariangela Miranda, che appunto ha un'agenzia ad hoc che crea eventi. Abbiamo organizzato questo evento a Milano in cui ho presentato il mio libro in una sorta di intervista e poi dopo c'è stato un firmacopie, ho avuto modo di parlare appunto con la mia community, conoscervi meglio, perché magari c'è anche qualcuno di voi, di quelli che c'erano a Milano, che sta guardando, e quindi è stato veramente un gran bel momento che porterò nel cuore. Tra l'altro, se siete interessati a sapere come è andato l'evento, di che cosa si trattava, vi lascio il link qui del video, dove del video vlog che ho proprio girato in quell'occasione, per portarvi anche lì nel dietro le quinte. Luglio, per non perdere tempo, poi ho realizzato 2 dei miei sogni che avevo nel cassetto da una vita, penso. Il primo, andare a Santorini in Grecia, che veramente era un mio sogno dalla prima volta in cui ho visto la foto di Santorini online. Ok, io ho detto ok, io qui ci devo andare prima di morire, è una delle mete che devo vedere, e finalmente sono riuscita ad andare a Santorini. È stato molto bello, ho adorato quest'isola, penso che prima o poi ci tornerò. Ora vedrò tanti altri posti, perché poi sono una persona che una volta che ha visto una cosa ne vuole vedere tante altre, poi magari ci torna, non sono un'abitudinaria che vuole sempre andare in vacanza nello stesso posto, però bellissima. E in più sono anche stata al concerto di Fabri Fibra. Magari alcuni vi diranno, ma come Fabri Fibra? Perché era un tuo sogno? Perché in realtà è stato il mio cantante dell'adolescenza, cioè io alle medie ascoltavo sempre Fabri Fibra, avevo tutti i dischi di Fabri Fibra, sapevo tutte le canzoni di Fabri Fibra, insomma ero una fan di Fabri Fibra. Ovviamente in quel periodo però mia mamma non mi concesse di andare ai concerti perché aveva mille
paure su quello che poteva capitarmi andando a un concerto di un cantante rap, vabbè. E dopodiché lui, quando sono arrivati in età per potermelo permettere da sola, ha smesso di fare concerti. Quest'anno, quando ho visto che ha rilanciato il suo CD, subito mi sono illuminato, ho detto forse, forse, guarda, farà un concerto e infatti ha fatto un tour. Francesco mi aveva regalato i biglietti per il mio compleanno e quindi siamo andati anche al concerto di Fabri Fibra, quindi luglio scoppiettante. Sempre a luglio, tra l'altro, abbiamo anche avuto il team building con il nostro team. Io lavoro con un team di 7 persone, io e Francesco più altre 7 persone, e ci siamo trovati tutti insieme in un podere qua delle mie zone per fare questo team building. Abbiamo trascorso 24 ore insieme tra risate, ma anche argomenti e riunioni interessanti in cui abbiamo trattato varie tematiche appunto riguardo la crescita e lo sviluppo di questa azienda. Quindi è stato anche lì molto stimolante e soprattutto finalmente ho potuto conoscere i collaboratori dal vivo, perché noi è vero, li sentiamo spesso, li vediamo però in videocamera la maggior parte delle volte, cioè sono pochi collaboratori che già avevamo visto dal vivo, quindi è stata una bellissima occasione per conoscersi tutti quanti insieme. Ad agosto invece abbiamo cambiato casa per un mese, mettiamola così. Siamo stati a Pescara, dove abbiamo vissuto per un mese intero, proprio perché Francesco ha, diciamo, i genitori originari di Pescara, poi lui è cresciuto, nato, vissuto sempre qua, però comunque hanno ancora, diciamo, dei contatti, degli agganci giù, cioè hanno delle case giù. Quindi siamo andati appunto a Pescara e abbiamo vissuto lì per un mese. È stato un mese abbastanza rilassante quello di agosto, nel senso che un po' abbiamo lavorato perché avevo varie mansioni da portare avanti, soprattutto per il mese di settembre che è ripartito col botto, ma abbiamo anche trascorso varie giornate in spiaggia, o comunque era bello poter magari lavorare, staccare e poi andare a farsi un bagno, quindi c'era sempre questa cosa del poter poi andare al mare dopo aver staccato dal lavoro, no? Questa cosa è stata molto bella. E il mese di agosto principalmente è andato così. Ovviamente abbiamo anche fatto un meetup a Pescara, quindi ho incontrato la mia community pescarese e è stato molto bello anche lì conoscere nuove persone, conoscere voi ad un aperitivo molto semplice che abbiamo fatto tutti insieme. In più ho rivisto anche la mia amica e collega Laura Baileni, che per caso era lì, quindi abbiamo avuto modo anche di incontrarci noi due e farci una giornata di mare insieme. E Audrey, che è una delle mie studentesse della Instagram Peace Academy, che è diventata a tutti gli effetti un'amica, e quindi, essendo lei dell'Abruzzo, ho avuto modo di rincontrare e rivedere. È stata molto carina, ci ha invitata a casa sua e insomma è stato un bel momento. Poi io sono dell'idea che rivedere tutte queste persone ti dà sempre una certa carica, un'energia che poi ti spinge e ti fa fare tantissime cose belle. Quindi, questo per me è stato questo momento, no, di stacco. Agosto è stato un po' un ricaricabatteria vero e proprio. Arriviamo quindi poi a settembre. Settembre è stato il momento della ripartenza, no? Come tutti, settembre ricomincia tutto il tram tram e via andare. Ma nonostante questo, anche a settembre sono andata via, perché sono stata al lago di Bryce 3 giorni con le mie sorelle, quindi era un posto magico che volevamo vedere tutte. E io ho 2 sorelle più piccole, quindi siamo andate tutti insieme al lago di Bryce ed è stato molto bello anche lì insomma, perché è un posto magico, cioè io non so chi di voi c'è stato, ma è veramente incredibile, vale la pena assolutamente andarci almeno una volta. Non abbiamo beccato neanche troppe persone, nonostante fosse settembre, fine agosto, quindi no, inizio settembre, che quindi insomma è alta stagione ancora, ma è stato bello. Tornata dal lago di Bryce, ho ricominciato a effettivamente mettermi sotto con il lavoro, proprio perché il mese di settembre è stato dedicato al lancio di CCC, che è Course Creator Club, il nuovo corso che ho creato durante l'estate tra pizzichi e bottoni, diciamo spizzichi e bocconi, vabbè. E l'ho ricreato e l'ho lanciato appunto a settembre. Quindi settembre il lancio di questo corso, che è andato bene, diciamo che non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati, ma è un corso relativamente nuovo, diverso da quello che tratto di solito, ovvero Instagram, quindi ci sta. Ha bisogno magari di più tempo per emergere, ma era un corso che volevo fare da tanto tempo, proprio perché c'è all'interno tutta la mia conoscenza riguardo a quello che è il digital marketing, il business digitale e quello che secondo me sarà il futuro. Quindi per me era importante creare un prodotto che fosse così completo e che permettesse poi a chiunque di creare a sua volta un prodotto digitale e venderlo, cosa che ho fatto io e cosa che a me mi ha letteralmente cambiato la vita. Ora siamo quindi a ottobre, e ottobre, come ogni anno da rito, è
il mese del rilancio di Instagram Reels Academy. Io dal 2019, dal 2020 in realtà, ogni ottobre ripresento di nuovo il mio corso Instagram Reels Academy, che è il mio corso di punta per creare la propria community, farla crescere con successo, che ad oggi conta oltre 2000 studenti. E quindi ogni ottobre io ricreo il webinar da capo, lo ripresento live e appunto faccio una promozione dedicata proprio al lancio di qualche giorno. Quindi anche quest'anno ho scelto di farlo nel mese di ottobre, anche un po' forse per scaramanzia, visto che è andato sempre così bene, ho detto rifacciamolo a ottobre, e il mese di ottobre l'ho dedicato completamente a questo. Le prime settimane sono state molto promozionali, nel promuovere il nuovo webinar, nel fare interviste con tutti gli studenti che hanno ottenuto dei risultati grazie all'Academy. L'ho dedicato veramente a tutta la parte promozionale di marketing dedicata al lancio del corso. Insieme al mio team ci siamo dedicati completamente a questo. Poi è arrivata la sera del lancio, che è stato il 17 ottobre, e alle 21 sono andata in diretta. È stato pazzesco perché c'erano quasi 4000 persone collegate e per me è stato un risultato incredibile. È stata la live con più partecipazione da quando faccio questo di lavoro, è stata la live con più partecipanti in assoluto, e soprattutto anche l'offerta, la promo è andata sopra le nostre aspettative. Nel 2020, quando ho lanciato, abbiamo fatto 4 vendite in 3 giorni e abbiamo stappato una bottiglia di vino. E oggi, adesso siamo a 50 vendite in un'ora. 50. No, vabbè. Sono un sacco di mouse ergonomici. Cazzo, Pillars, siete una forza della natura. Mamma mia, incredibile. Bello, bellissimo. I'm so excited. And the just keep buying. I know. Andiamo a liberare i gatti. Cioè, noi avevamo un obiettivo, che era quello di arrivare alle 300 vendite. Siamo arrivati a 349 vendite. Quindi è stato incredibile. In soli 3 giorni di promozione. Quindi potete immaginare anche il lavoro che c'è stato dietro per gestire tutti questi nuovi clienti, tutte le persone interessate. È stato un mese intenso, però veramente ricco di soddisfazioni. Tra l'altro, il mese di ottobre è stato il mese in cui è stato raggiunto uno degli obiettivi che vi ho anche elencato all'inizio, ovvero il milione di fatturato da parte di AFSRL. Per me è stato un momento commovente, perché comunque non è tanto di per sé il numero che fa, ma è sapere di essersi dato un obiettivo anche ambizioso, perché cerco sempre di darmi obiettivi che mi portino fuori dalla zona di comfort, e sapere di avercela fatta, cioè vedere, no, tutti i tasselli, tutto il lavoro che c'è stato, tutto quello che hai fatto nei mesi, e dire ok, ci sono arrivata, cioè sono riuscita a raggiungere questo risultato che per me all'inizio ovviamente era inarrivabile. E quindi il mese di ottobre è stato wow, cioè proprio un bel mese, ricco, impegnativo, assolutamente super stressante, ma che ha portato tante soddisfazioni. Subito dopo il lancio ovviamente poi abbiamo festeggiato, quindi sempre nel mese di ottobre c'è stato il Marketers World, al quale ho partecipato insieme a Francesco e insieme ad altri miei amici. Quindi siamo andati al Marketers World, mi sono veramente goduta il momento, ho conosciuto altri tanti di voi della community che mi fermavano, quindi per me è stato bellissimo conoscervi. Ho avuto l'opportunità di ascoltare tantissimi speaker, tantissimi speech interessanti. Penso che sia un evento pazzesco che consiglio anche a tutti coloro che sono interessati al digital marketing di fare almeno una volta nella vita, di andarci, perché ne vale veramente la pena. Possibilità di network incredibili, ho conosciuto nuove persone, ho conosciuto voi della community, ho conosciuto anche quelli che sono stati i miei mentori o quelli che le persone del digital marketing che io stimo, quindi è stato anche bello, no, conoscere queste persone. Ho conosciuto anche Dario, che appunto seguo da sempre, e ho avuto veramente l'opportunità di conoscerlo e di farci quattro chiacchiere, quindi è stato molto interessante. Oltre a rivedere amicizie già avviate, come sempre Federica Mutti, cioè Fede, ci vediamo sempre in questi eventi così spot. Ciao Fede, se mi stai guardando ti mando un grosso abbraccio. A novembre sono invece salita per la prima volta sul palco come speaker ufficiale, perché appunto a giugno, è vero, ero già su un palco, ma è stata una sorta di intervista, quindi non ero io a dover tenere le redini della cosa, diciamo, quindi è stato leggermente diverso. E invece a novembre sono salita ufficialmente sul palco del Women for Impact, che è un evento sempre molto importante riguardo l'imprenditoria femminile, dove appunto mi avevano chiesto di fare uno speech riguardo Instagram e la creazione di una community, e quindi sono
appunto, ho fatto un intervento proprio a questo evento e anche lì è stato molto bello. Il pre è stato abbastanza particolare perché la mia ansia era a livelli mai toccati prima, quindi ho provato, riprovato lo speech, ma alla fine sono salita sul palco, ho fatto il mio intervento e penso anche di aver spaccato, quindi sono contenta. Anche lì ho conosciuto altri di voi della community, quindi è stato veramente un anno dove sono riuscita finalmente a vedervi, a parlare con voi e per me è stato incredibile, bellissimo, nonostante appunto l'ansia da palcoscenico, però è sempre, poi sono esperienze che dopo con il senno di poi ti porti nel cuore e dici, cavoli, bello. In più, a novembre, subito dopo lo speech per Women for Impact, sono di nuovo partita per andare a Valencia. Quindi con mia sorella e una mia amica Gaia siamo partite così, in realtà programmando più o meno il viaggio, nel senso che non era stato pianificato con chissà quale anticipo, siamo partiti, siamo andati verso Valencia e sono stati anche lì 4 giorni bellissimi, dove mi sono divertita, ho visto tantissime cose nuove, mi sono riscaldata perché si può dire a Valencia c'erano tipo 15 gradi in più rispetto che in Italia e quindi è stato molto molto bello anche lì e mi sono divertita e ricaricata per arrivare dunque al mese di dicembre. Siamo arrivati alla fine dell'anno, quindi nel mese di dicembre quello che sto facendo in questo momento è dedicarmi alla creazione di nuove lezioni per Instagram Pills Academy, quindi sto facendo un attimo un inventario delle lezioni, anche perché io aggiorno diciamo almeno 2 volte l'anno l'Academy proprio per far sì che rimanga sempre aggiornata al passo con i tempi. Sappiamo che Instagram è molto veloce, magari molte cose cambiano, quindi proprio per questo motivo io ci tengo a far sì che l'Academy sia sempre aggiornata e dedico sempre del tempo e questo è quel periodo dell'anno, quel momento dell'anno in cui io appunto lo faccio. Ovviamente poi mi dedicherò anche io alla creazione dei miei nuovi obiettivi per l'anno nuovo e anzi sono contenta di vedere anche che cosa succederà. Secondo me me la prenderò con più calma quest'anno, cioè cercherò di fare meno cose ma di puntare di più su quello che già ho e cercare di farlo ancora meglio, anche perché non sempre fare nuove cose di fretta è la scelta migliore per il proprio business, o almeno io la penso così. Riassumendo quindi, diciamo che sono riuscita un po' a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero data a inizio anno. Sono molto contenta dell'anno che ho passato perché mi ha portato a raggiungere tanti obiettivi, quelli che mi ero data, quindi per me è stata una soddisfazione incredibile, veramente incredibile veder sviluppare tutto questo e vedere crescere così anche la mia attività, ma non solo, anche la mia persona e prendermi cura di me è stato fondamentale in questo percorso, in questo anno che si è appena concluso. Quindi soddisfazioni, si può dire soddisfazioni sia a livello personale che a livello professionale. Diciamo che sicuramente il prossimo anno sarà più focalizzato su creare meglio quello che già c'è, migliorare quello che già c'è, cercare di continuare a prendermi del tempo, in contemporanea comunque portare avanti tutti quelli che sono i progetti che ho in mente, perché comunque ce ne sono, non riesco a fermarmi, non ce la faccio, però fare tutto con calma, un passo alla volta e con costanza. Bene, per questo video riguardo al recap del 2022 è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere poi quali sono i vostri obiettivi per il 2023, cosa è emerso dal video sulla vision board che vi ho lasciato e noi poi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Ciao!